Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 10 agosto. Ariete, qualche problema di troppo e subito emerge il vostro caratterino. Oggi rischiate di non guardare in faccia nessuno con le vostre sfuriate. Il settore maggiormente esposto e problematico dovrebbe essere quello familiare. Moderate le parole. Toro, con la luna che soggiorna ancora nel segno e grazie anche a un bel sestile di Venere, vi aspetta una giornata vivace e anche molto proficua. Un pizzico di nervosismo, peraltro, del tutto ingiustificato, da tenere a bada. Per il resto è tutto ok. Gemelli, non è il caso di preoccuparvi. Se oggi vi riesce di riprendere in mano le fila di una situazione oggettivamente molto ingarbugliata, riposatevi. Un po' di sano relax vi aiuterà a chiarirvi le idee e a riflettere con calma sulla strategia da adottare. Cancro, dal punto di vista astrale non avete seri motivi per lamentarvi. Il fatto che il vostro umore non è un granché e vi fa vedere tutto grigio. Non fatevi suggestionare da valutazioni parziali o addirittura errate. Non pensateci e distraetevi. Leone, continua la parentesi delicata che vi vede impegnati nel tentativo di fronteggiare le bordate della dispettosa luna in Toro. Che fatica. Se non fosse per i familiari non ci pensereste due volte a dare un taglio netto col vostro lavoro. Vergine, panorama astrale inalterato e meno male. Con questa luna in eccellente aspetto al vostro segno vorreste che tutto rimanesse così per sempre. Buon umore e ottimismo sono i passepartout che oggi vi fanno superare anche le sfide più impegnative. Bilancia, non preoccupatevi se non tutte le ciambelle oggi vi riusciranno con il buco. L'importante è che, come sempre, vi impegnate al massimo. D'accordo, l'umore non è proprio dei migliori, ma almeno non prendetevela con chi vi sta a fianco. Scorpione, coraggio, ancora un piccolo sforzo e poi la strada sarà di nuovo in discesa. È una parola, quando decidete di mollare non sentite ragioni. Il lavoro vi dà problemi, la famiglia anche. Vi sentite sopraffatti, incapaci di farcela da soli. Sagittario, il quadro astrale non appare molto confortante, ma se ci pensate bene, motivi seri per lamentarvi non ne avete. Che aspettate? Via quel broncio. Fate appello al vostro proverbiale ottimismo e cercate di vedere il classico bicchiere mezzo pieno. Capricorno, la luna continua a stazionare in Toro e questa per voi è una notizia molto positiva. Vi aspetta infatti un'altra giornata quasi perfetta. Potete portare avanti progetti e propositi affinati nei giorni scorsi. Niente e nessuno vi disturberà. Acquario, un'incomprensione con un collega potrebbe mandare all'aria un progetto al quale tenevate molto, ma siete sicuri che non sia soltanto colpa sua? Siate coerenti, sobbarcatevi la vostra parte di responsabilità e non temete, passerà un altro treno. E per finire i pesci, qualche novità e alcune manifestazioni di amicizia sincera oggi saranno il piacevole leitmotiv della vostra giornata. Un'autentica meraviglia. Potete mettere anche un tocco personale al già sostanzioso appoggio astrale. Il risultato? Perfetto.